Bene, il via libera alla campagna di vaccinazione sui luoghi di lavoro con le cooperative pronte a fare la loro parte per aiutare l'Italia a uscire prima possibile dall'emergenza Covid. Una disponibilità comunicata ufficialmente per iscritto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal Presidente di UECOP, l'ex magistrato di Mani Pulite Gerardo Colombo. Consapevole della necessità di uno sforzo collettivo e comunitario per eradicare il virus, le cooperative associate all'Unione Europea delle Cooperative hanno individuato spazi idonei per organizzare i punti di vaccinazione e offrono la piena disponibilità e collaborazione affinché questi siano utilizzati per vaccinare non solo i loro dipendenti, i soci e i loro familiari, ma anche chiunque altro ne avesse bisogno. Positivo anche il giudizio di UECOP sul nuovo piano vaccinale nazionale, con l'Italia che si avvia verso nuove restrizioni a livello regionale e una Pasqua blindata per tutti. In tutte le regioni, spiega UECOP, ci sono cooperative pronte ad aprire sedi, magazzini e uffici per la campagna di immunizzazione della popolazione. Sono già 170 le cooperative che da nord a sud dell'Italia si sono messe a disposizione per l'offensiva vaccinale. Un'operazione da coordinare con lo Stato, le Regioni e gli uffici sanitari dei territori, in modo tale da garantire la scelta delle strutture più adatte e l'organizzazione degli afflussi e delle vaccinazioni, al fine di permettere una più rapida ripresa sanitaria ed economica del Paese.